Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi vi parlo di un grande mistero italiano, quello che avvolge l'omicidio di Nada Cella. Scopriamo insieme la tragica storia di una ragazza che aprì la porta al suo assassino. Nessuno dovrebbe morire a 24 anni e soprattutto nessuno dovrebbe essere ucciso. Eppure, questo è ciò che accade il 6 maggio 1996 a Chiavari, in provincia di Genova. Chiavari è una cittadina tranquilla e la zona in questione non è di quelle che induce a guardarsi le spalle di continuo per timore di essere aggrediti. Via Marsala è una viuzza stretta che si incunea tra le case e i negozi. È lunedì e la settimana lavorativa è appena all'inizio, ma allo studio del commercialista Marco Soracco le cose non andranno esattamente come ogni lunedì. Una terribile vicenda sta per finire sulle prime pagine di tutti i giornali e in cima alla scaletta di tutti i telegiornali. Marco Soracco abita al terzo piano con la madre, nella stessa palazzina in cui ha aperto il proprio studio. Giusto una rampa di scale lo separa dal secondo piano dove c'è l'ufficio. Sono passate da poco le 9. Soracco entra e trova Nada Cella, la sua segretaria, in un lago di sangue, accasciata tra la scrivania e il muro. La ragazza è ancora viva e si lamenta debolmente. Viene chiamato il 113 per quella che, sulle prime, si pensa possa essere stata una brutta caduta che le ha causato una grave ferita alla testa. Tra i soccorritori che arrivano sul posto c'è anche Andrea Grillo, che conosce Nada e che è in servizio quella mattina. Al pronto soccorso ci si rende subito conto che la ragazza non è caduta da sola. Nada è stata ferocemente aggredita e colpita più volte al corpo e alla testa. L'autopsia rivelerà che sono 10 i colpi inferti al capo e al volto, usando un oggetto pesante appuntito con una notevole forza. La ragazza è stata picchiata con una rabbia che fa pensare a qualcuno che la voleva morta e che le ha letteralmente sfondato la testa. Non presenta lesioni da difesa, quindi non ha nemmeno fatto in tempo a realizzare che cosa stava succedendo. Non ha capito che la persona della quale evidentemente si fidava voleva ucciderla. La porta d'entrata dell'ufficio non presenta segni di scasso. Nada conosceva il suo assassino. Il killer l'ha colta di sorpresa e non si è più fermato, nemmeno quando la ragazza è scivolata a terra. L'ha poi lasciata lì, convinto che fosse morta. Ma Nada invece era ancora viva quando è stata ritrovata e con tutta la forza della sua gioventù ha cercato di aggrapparsi alla vita. In ospedale si tenta tutto pur di salvarla, ma l'intervento chirurgico fallisce e Nada muore quel pomeriggio alle 14:10, a soli 24 anni, lasciandosi dietro una famiglia distrutta dal dolore e una cittadina sotto shock. Chi poteva volere la morte della tranquilla e timida Nada, una ragazza che lavorava già da 5 anni in quello studio e che sognava per sé un futuro forse più interessante? Le indagini cominciano ovviamente dalla sua vita, andando a studiare con cura ogni suo aspetto. Lavoro in primis, rapporti familiari e relazioni sentimentali. Su un'agenda che teneva si legge una frase che fa capire la sua insoddisfazione lavorativa. «Odio quel cretino che devo sopportare, me ne voglio andare, ma non so dove sbattere la testa». Questa frase fa guardare con molto interesse la figura di Marco Soracco, 34 anni, scapolo. Come persona che ha scoperto Nada agonizzante, viene sospettato di essere l'aggressore che, come nel più classico dei thriller, è rimasto sulla scena del crimine e ha chiamato i soccorsi per risultare innocente. Soracco è un uomo che non mostra alcuna emozione, mentre i giornalisti cercano di cogliere sul suo viso una qualsivoglia traccia di stupore quando viene iscritto nel registro degli indagati. Ci troviamo di fronte a uno spasimante respinto che non ha preso bene il rifiuto di Nada? Odio quel cretino che devo sopportare. Significa forse che Soracco le faceva quotidianamente delle avance sgradevoli? E perché nei suoi ultimi giorni di vita Nada è sembrata essere particolarmente nervosa agli occhi di chi la conosceva bene? E che dire delle frasi sibilline che Soracco avrebbe pronunciato mentre parlava con un suo amico nei giorni precedenti all'omicidio? Diceva che ci sarebbe stato qualcosa di grosso e che tutti avrebbero saputo. L'uomo viene interrogato più volte e sebbene nella sua testimonianza ci siano delle piccole contraddizioni, viene prosciolto nel luglio del 1996 e il caso viene archiviato.
il classico cold case che non verrà mai risolto. Tra gli altri sospettati spiccano un'amica di Nada, con un movente poco chiaro, una cliente dello studio spasimante del dottor Soracco, che avrebbe potuto avere un folle attacco di gelosia verso Nada, una condomina con problemi mentali, un finanziere che abita nello stabile e un amico di Nada con il quale forse aveva una turbolenta relazione. Piano piano si compone un primo puzzle che aiuta quantomeno a fare un elenco dei fatti oggettivi. Si scopre che la ragazza è stata in ufficio il sabato precedente a quel maledetto lunedì. È una circostanza che salta agli occhi perché di solito nel weekend Nada non mette mai piede in ufficio. La madre di Soracco e la donna delle pulizie la vedono entrare e la ascoltano mentre parla di lavoro da finire con urgenza prima della settimana entrante. La madre del commercialista la vede poi infilare un floppy disk che non sarà mai più ritrovato nella borsa. Sembra però che quel sabato il PC dello studio fosse stato già acceso prima dell'arrivo di Nada. Dopo il giorno dell'omicidio, il registro di sistema del computer rivela agli investigatori che quel lunedì il PC è stato acceso a un orario inconsueto, le 7:50 di mattina, un po' presto per le abitudini della segretaria. Vero è che prima di arrivare in ufficio ha accompagnato la madre al lavoro, ma non si spiega la fretta nel voler arrivare allo studio tanto in anticipo. La stampante si avvia alle 8:50, ma quale documento sia stato stampato rimane un mistero. Dalle testimonianze dei condomini emerge quanto segue. Poco prima delle 9, una vicina sente qualcuno scendere le scale ed entrare nello studio. Alle 9:01, la signora che abita sotto lo studio sente un forte tonfo. Sa che sono le 9:01 perché proprio in quel momento sta guardando l'orologio. Una terza condomina sente delle urla. Dopodiché il silenzio. La povera Nada è stata colpita con tanta forza che la scena del crimine è imbrattata di schizzi di sangue, schizzi che devono aver preso in pieno anche l'aggressore. Come ha fatto una persona conciata in quel modo a uscire dalla palazzina e a fuggire senza essere notata da nessuno? Siamo in pieno giorno, in un orario che vede parecchie persone in movimento tra quelle vie. Bisogna pensare che l'assassino non abbia mai lasciato il condominio. Purtroppo, la scena del crimine è stata compromessa fin dall'inizio dai soccorritori che, come era giusto in tali circostanze, hanno spostato la scrivania per prestare le prime cure alla ragazza, adagiarla sulla barella e correre all'ospedale il più in fretta possibile. Fin qui, nulla che si possa rimproverare a chi che sia. Ma il fatto che la polizia poi non abbia in seguito ispezionato e analizzato a dovere la scena in sé e gli oggetti presenti lascia alquanto perplessi. Nessuno si è insospettito di fronte a una quantità di sangue che chiaramente faceva intendere un'aggressione. Gli schizzi in giro per la stanza avrebbero suggerito anche alla persona più inesperta che un oggetto insanguinato era stato sollevato e lasciato cadere più volte sulla testa della donna, spruzzando il liquido rosso ovunque. Filippo Gebba è il PM a cui vengono affidate le indagini e tra lui e gli inquirenti si fa fatica a capire chi abbia commesso più errori. A poche ore dal ritrovamento di Nada succede un fatto poco chiaro e che ha dell'incredibile. Viene dato alla madre di Soracco il permesso di ripulire le macchie di sangue, sia negli uffici del commercialista, sia sulle scale del condominio. Altri dicono che sia stata lei a partire di propria iniziativa con le pulizie e che sia stata poi fermata quando aveva in pratica già finito. Comunque, l'acqua e la candeggina si portano via ogni possibile traccia dei movimenti dell'omicida. In seguito ci si mettono anche gli infantili bisticci tra il magistrato e la squadra mobile di Genova, che vorrebbe mettere dei microfoni all'interno dell'edificio per intercettare le conversazioni, ma che non viene autorizzata. Anche i prelievi sulla scena del crimine non vengono autorizzati. Insomma, una pessima coordinazione tra le forze dell'ordine che si pestano i piedi a vicenda, invece di dedicarsi anima e corpo a inchiodare chi ha massacrato una ragazza di 24 anni. I giorni diventano mesi e i mesi diventano anni. Le possibilità di fare chiarezza si fanno via via più improbabili. Più volte nel corso del tempo si seguono nuove piste che finiscono puntualmente nel nulla. Sia la madre di Nada che quella di Soracco spingono avanti le indagini, facendo di tutto perché il caso venga ripreso in mano di tanto in tanto. La madre di Nada vuole giustizia per sua figlia, mentre la madre di Soracco desidera che il nome del figlio venga riabilitato.
Le ultime novità degne di nota riguardano l'intervento dell'FBI nel 2017 e il loro software ImmaQuest, adottato dalla nostra polizia. Tale software è in grado di ricostruire impronte digitali o palmari partendo da una base striminzita trovata sulla scena del crimine. In collaborazione con la scientifica di Genova, l'FBI si sta occupando di una parziale impronta insanguinata lasciata da una mano sinistra con il pollice rivolto verso il basso, ritrovata in un punto preciso della parete, nell'ufficio di Nada. L'aggressore forse si è appoggiato al muro mentre avveniva l'attacco? Altro indizio rinvenuto è una macchia di sangue che dovrebbe appartenere a una donna. E infine c'è il mistero più grande, un bottone di metallo ritrovato tra gli oggetti sotto la scrivania, con una stella e la scritta Great Seal of the State of Oklahoma, 1907. Oggetto che non si è mai capito da dove provenisse e perché si trovasse lì. Il padre di Nada, Bruno, è morto nel 1999, distrutto dal dolore. La moglie Silvana e la sorella di Nada, Daniela, chiedono ancora oggi che venga risolto questo inspiegabile delitto, perché il colpevole è ancora là fuori e magari è rimasto nei paraggi, sicuro che nessuno mai scoprirà ciò che ha fatto. Durante i mesi di indagini malamente condotte, la famiglia di Nada rilasciava, tra le tante, la seguente dichiarazione che è doveroso sottolineare. Vogliamo che sia scoperta la verità sulla morte di Nada. Non chiediamo vendetta, ma solo giustizia. Abbiamo rammarico per il lavoro compiuto dagli inquirenti, perché a nostro giudizio non sono stati vagliati con l'adeguata cura tutti i particolari che potevano aprire uno spiraglio nella vicenda. Secondo noi, la verità va ancora cercata all'interno del palazzo dove si è consumato l'episodio. Chiavari è una città piccola e sicuramente qualcuno non ha detto alla polizia tutto quello che sapeva. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Secondo voi, cos'è successo davvero quel giorno in quell'ufficio? Personalmente vorrei saperlo, per poter mettere la parola fine a una vicenda che ha visto una ragazza di soli 24 anni perdere la vita in modo così barbaro. Grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!